Mister, una bella vittoria per chiudere il campionato, con 7 gol, tripletta di Luana che vince la classifica dei cannonieri. Insomma, per un pezzettino non siamo riusciti a coronare un grande sogno, però è stata una grande stagione. Ma sì, è stata una grandissima stagione, penso io. Penso che siamo andati oltre proprio le nostre possibilità e quindi sono molto felice per le ragazze, per la società e anche per me, perché ho visto comunque quest'anno le ragazze crescere dall'inizio adesso tantissimo. Parlando brevemente della partita, era una partita che andava sbloccata presto, era una partita che proprio in questo modo qui, per poi regalare un po' un pomeriggio di festa per tutti quanti, Luana ha segnato subito, c'è stato quel pareggio, una disattenzione per il pareggio del Palermo, poi è andata tutta in discesa. Sì, no, per quello che riguarda la partita avevo chiesto alle ragazze già da venerdì che dovevamo fare una grande prestazione per finire bene il campionato, per i tifosi, per loro stesse, per la società e che volevo il massimo dell'impegno, anche perché insomma arrivavamo da Cesena e quindi diciamo, gli umori non erano proprio dei migliori e c'era anche il rischio di un contraccolpo psicologico. Per questo ho chiesto a loro di fare una grande prestazione. Penso che anche fisicamente stavano bene, anche mentalmente. Insomma, è andato tutto bene. Poi sono contento per Luana che quest'anno ha dato molto e quindi ha dimostrato tutte le sue grandi qualità come persona e come giocatrice. Devo chiedertelo perché è una domanda che si fa in questi casi. Se potessi tornare indietro, riavvolgere il nastro di questa stagione, c'è un momento che cambieresti? E se sì, quale? No, 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 non ho nessun rimpianto, ma lo dico sinceramente perché, a parte il fatto che dopo è facile parlare, ma io penso che all'inizio dell'anno gli obiettivi erano quelli di fare un campionato con una salvezza tranquilla. 8 undicesimi più o meno della squadra sono quelli dell'anno scorso, per cui diciamo che nessuno aveva pronosticato anche dei media, non ci aveva nessuno messi tra una squadra che poteva dar fastidio alle prime. Mi ricordo che si parlava delle squadre che erano retrocesse dalla Serie A, il Como che aveva investito tantissimo, ma di noi sì, come un outsider, come altre, come Cesena, come altre. Per cui non rifare niente perché forse qualcuno si dimentica che abbiamo fatto 59 punti. E mi sembra che abbiamo vinto 18 volte, adesso non so se sono 5 o 6 pareggi, abbiamo fatto solo 3 sconfitte. Anche perché la squadra ha dato il massimo perché non siamo stati la squadra che ha fatto più gol e non siamo stati la squadra che ha preso meno gol. Quindi vuol dire che la squadra è stata molto pratica con quei mezzi che ha, perché Como ha fatto più gol e ne ha presi di meno, però è arrivato un punto da noi e ha rischiato di non salire, nonostante il grande investimento, però diciamo che io sono contento di quello che ho fatto, di quello che ho dato, e la stessa cosa lo dico delle ragazze. Anche la presidente è stata sempre, diciamo, presente e ha dato il suo grande contributo, insieme anche a Marco. Che è stato sempre disponibile, ci ha dato una grande mano quando avevamo bisogno. E quindi io ringrazio tutti i tifosi, ringrazio la presidente, la società e il mio staff, le ragazze, perché penso che abbiamo fatto un anno irripetibile.